Ciao, buongiorno. Se ti dico la parola Everest, ti viene in mente qualcosa? No, è perché è la montagna più alta del mondo. Tu che cosa leggi? Storie d'avventura, storie di esplorazione, ti è mai capitato di vederle? E che esplorazione era? Andavano sott'acqua, camminavano nel deserto, andavano su una montagna? Andavano sott'acqua. E quindi andavano sott'acqua mettendosi le maschere. I primi che andavano su queste montagne alte, 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 come l'Everest, andavano anche loro con la maschera d'ossigeno. E sai perché? Perché pian piano che ti allontani dalla terra, via via che vai su in montagna, c'è sempre meno aria, c'è sempre meno ossigeno. E va bene, ma questa per fortuna non è un'interrogazione a scuola, quindi va benissimo così. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Tu sai che cos'è l'Everest? Da quello che ricordo, se non sbaglio, è il monte più alto al mondo, questo è quello che sicuramente so, e che, se non sbaglio, è di un'altezza di 8.848 metri. Bravissimo, fantastico, e sai anche in che parte del mondo e in che paese? Si trova nelle Himalaya. Sì, sta su un confine, tra il Nepal e l'India, o il Bangladesh, no. Un po' più su? Allora, il Tibet, che però esatto, in questo momento fa parte della Cina, Tibet, quindi esatto, lì esatto. C'è sempre il rischio che se uno dice il versante tibetano dell'Everest, sì, poi sì. Si offende qualcuno in Cina. E invece dal punto di vista delle avventure, delle storie, delle cose che sono successe e succedono sull'Everest, sì, cosa sai? Devo dire che avevo visto questi due uomini che sono scomparsi mentre... Di gente ne è scomparsa tanta. Comunque erano stati citati questi due uomini, di cui non mi ricordo esattamente il nome. Però Mallory e Irvine erano due che erano partiti nel 1924 per andare sulla cima, due inglesi. Sono spariti, sono stati visti a un certo punto e poi non se ne è saputo più nulla. Tant'è che c'è ancora il dubbio che potrebbero essere stati loro i primi ad arrivare, potrebbero essere morti in discesa. Giusto. Vero. Hillary, appena arrivato sulla cima, si è messo a cercare, poi sai, la cima è in gran parte neve, c'è qualche roccia un po' più giù, quindi non è che dici trovi un mucchio di sassi, una cosa. Poi c'è stata questa spedizione molto criticata nel 99, che è andata alla ricerca del corpo di Mallory. Lo hanno trovato, lo hanno fotografato e filmato, quindi insomma qualcuno l'ha accusata di essere una cosa e poi l'hanno sepolto. Però i due avevano una macchina fotografica, probabilmente la macchina fotografica, lui non ce l'aveva, forse ce l'aveva l'altro. Quindi c'è ancora questo mistero, se qualcuno trovasse Irvine e se miracolosamente, ma gli esperti dicono che potrebbe essere possibile, la pellicola può essere ancora sviluppata. Che pensiero di questo. Lo so, ci si attacca un po' alle cose, no? Però io credo che poi sia anche bello che su una montagna di cui si sa tutto ci sia ancora poi una questione assolutamente misteriosa. Buongiorno. 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 Qual è il fascino di questa montagna? L'Everest non è una montagna bellissima, è una montagna grossa, molto massiccia. Le montagne belle esteticamente magari sono alcune cime delle Dolomiti, il Cervino, no? Sono più snelle, più eleganti, più l'Everest è proprio pesante quando uno lo vede. Fa paura anche quando uno ci arriva sotto senza l'intenzione di salirlo. Però poi, proprio per quello, ha attirato le persone, quindi questo crea una magia. Diciamo, oggi è fattibile ovviamente sempre per chi è pratico, sì. No? Cioè, io non potrei andare a fare una passeggiata, voglio dire, no? Bisogna comunque prepararsi. C'è un enorme business di ascensioni guidate all'Everest, anche per persone che non hanno esperienza alpinistica, per una cifra compresa tra i 50 e i 100.000 euro, quindi non stiamo parlando di bruscolini. Conti che 12.000 euro è solo il permesso da pagare al governo. Ci sono agenzie che portano le persone sull'Everest.
più o meno negli ultimi anni 400-500 persone all'anno l'hanno fatto. Ed è un meccanismo, un business che è iniziato soprattutto con occidentali, soprattutto americani ricchi all'inizio, ma adesso negli ultimi anni la maggioranza dei clienti sono stati indiani e cinesi, comunque asiatici. I nuovi ricchi. I nuovi ricchi, sta diventando uno status symbol, poi magari c'è anche una storia che siccome sta dalle parti loro, no? La storia dell'Everest è iniziata come una storia abbastanza coloniale, è diventato anche un riappropriarsi di questa montagna. Ecco, qual è il panorama, che panorama si riesce a vedere? Ma appunto, io in cima all'Everest non ci sono mai stato, mi dicono tutti che la vetta dell'Everest è talmente più alta del resto che poi il panorama è abbastanza deludente. Io le posso dire che sono stato una decina di volte in cima al Monte Bianco e dalla cima del Monte Bianco non è che si vede perché è tutto lì sotto. Spesso le cime più panoramiche sono quelle secondarie, un po' più basse, proprio di fronte a quella gigantesca. Le emozioni, le visioni sono, questo c'è, passare attraverso un ghiacciaio con crepacci profondissimi, con torri di ghiaccio in bilico, poi c'è tutto un tratto lungo una parete di ghiaccio ripida, l'ultimo tratto è una cresta molto stretta e molto aerea. Quindi io credo che sono quelle le visioni, ma come cambiate le cose per andare sul Monte Bianco, sono quelle poi le visioni che rimangono. Quando uno arriva in cima credo che c'è solo la gioia, la celebrazione, la festa.